Madison Page. Madison, sono Sam, ho le informazioni che cercavi. Il tipo si chiama Leland White, faceva l'imbalzo amatore. 40 anni, single, apparentemente disoccupato da 2 anni, pedina penale pulita e nessun problema psichiatrico. Un imbalzo amatore, originale. Hai l'indirizzo? Vorrei farvi qualche domanda. L'ultimo indirizzo conosciuto è 411 Harbor Street, Lexington. Pensi davvero che possa essere l'assassino dell'origami? L'unico modo per saperlo è chiederglielo. Se non è lui, almeno mi darà qualche dritta su come imbottire i cerchi. E se invece è lui? Allora avremo lo scoop dell'anno. Dio, tu sei pazza. Ti piaccio così, no? Sta attenta, non si sa mai. Tranquilla, andrà tutto bene. Martedì 3 novembre, 16:15. Sono davanti alla casa del sospettato Leland White. La posta. Non è molto corretto curiosare, ma... Riviste di abbigliamento femminile. Il signor White è un appassionato di moda. Che atmosfera. Credo che farò giusto un paio di domande al signor White e poi me la sbigno. Ehi là! È stupido essere venuta qui per niente. Potrei dare un'occhiata intorno alla casa. Non si sa mai. Ehi, la finestra è socchiusa. Ma è troppo in alto, non ci arriverò mai. Dovrei dare una sbirciatina dentro. Certo non scriverò il mio articolo quando... Merda, Sam ha ragione, sono proprio pazza. Guarda, una rapida occhiata, un paio di foto e poi via di qui. Devo uscire da qui. Ho una brutta sensazione. Gioielli da donna, decine di collane e braccialetti. Strano posto dove tenerli.
Odio questo posto. Puzza di polvere e morte. Il pavimento scricchiola terribilmente. Non potevo chiedere di meglio. Le hai balsamate.